Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale Pasquale Slab. In questo video continuiamo con l'argomento relativo all'induttore e in particolare vedremo il comportamento di questo componente in regime transitorio quando lavora in corrente continua e anche in regime sinusoidale. Mentre nel video successivo si andrà a a vedere qualche simulazione con il software lt spice e gli dedico un video per questa simulazione perché eh, se metto se mettevo assieme tutta la parte teorica eh, dei transitori con la simulazione lt spice tranquillamente il video sarebbe risultato molto lungo e quindi ho preferito dividere questa argomentazione in due parti e per chi si fosse perso la prima parte lascio nella descrizione e anche nei suggerimenti in alto a destra il link per guardare la prima parte relativa agli induttori e comunque un piccolo ripasso lo faremo ora all'inizio di questo video e quindi detto questo cominciamo E quindi, come già detto, faremo un veloce ripasso sui concetti di base, che sono i concetti salienti esposti nel video della settimana scorsa. Quindi vedremo l'induttore come si comporta in corrente continua quando il circuito è a regime. Poi vedremo come si comporta in transitorio, sempre in corrente continua, e qui ci sono dedicate tre slide perché vedremo il transitorio di magnetizzazione e il transitorio di smagnetizzazione e anche i passaggi matematici per arrivare alle relazioni che governano questi fenomeni. E in ultimo si vedrà il comportamento in regime sinusoidale. Per quanto riguarda questo comportamento, per ora si fanno dei cenni. Poi ci sarà una sezione dedicata che intendo aprire, che riguarda le macchine elettriche e gli azionamenti, dove parleremo del regime sinusoidale e anche di tutti i dispositivi che fanno, fanno uso di questo componente, quindi trasformatori, motori, alternatori, eccetera. Comunque, andiamo avanti. E quindi riprendiamo i concetti del video precedente. L'induttore è un dispositivo costituito da del filo avvolto su di un supporto isolante. Questo filo però ha una particolarità che è rivestito di uno strato isolante. È una vernice che viene applicata sul filo di rame nudo. E in questo caso, questa vernice riesce a resistere per temperature che non superino i 200 gradi, generalmente. Dopodiché, ehm, l'isolante non eh, esercita più il suo lavoro, e allora a quel punto ehm, si deteriora, e quindi genera un cortocircuito con eh, la spira vicina. Quando succede questo, comunque, eh, questo induttore può avere il nucleo o no. Quando non ha il nucleo si dice che è avvolto in aria e ci sono dei casi specialmente nei circuiti a radiofrequenza di induttori con poche spire e anche senza nucleo. Però la presenza del nucleo influisce sul coefficiente di autoinduzione, come si era visto nel caso del condensatore che la presenza o no del dielettrico influiva molto sulla capacità del condensatore. E L'induttore è un componente che è capace di immagazzinare energia, in questo caso di tipo magnetico. E se l'induttore è anche provvisto di nucleo, ne immagazzina molta di più per il semplice motivo che eh, il coefficiente di autoinduzione è più alto e eh, quindi immagazzina più energia. E se volessimo rappresentare con un modello fisico, cioè un modello reale, l'induttore, tranquillamente lo possiamo rappresentare come una scatola, un qualunque oggetto che ha una determinata massa. Maggiore è la massa di questo oggetto e mm, maggiore sarà... Il coefficiente di autoinduzione dell'induttore al quale lo paragoniamo. Quindi eh, in questo caso la massa di questo oggetto è l'analogo del coefficiente di autoinduzione dell'induttore. Qui sotto vediamo i simboli dell'induttore: questa a sinistra è l'induttore a voltinaria in aria, e questo qui più a destra è. L'induttore invece è avvolto su di un nucleo ferromagnetico generalmente. Anche riguardo i nuclei ci sarà modo di eh, approfondirli per bene nella sezione dedicata apposita. E qui eh, troviamo sempre il nostro mino con questa scatola che la sta sollevando e sta facendo una certa fatica, perché evidentemente questa scatola ha una determinata eh, massa e quindi per tenerla in mano si deve esercitare una determinata forza. Comunque, visti i concetti base, andiamo a vedere il comportamento dell'induttore in corrente continua a regime in transitorio e poi lo vedremo anche in regime sinusoidale. Per quanto riguarda il comportamento in corrente continua, se parliamo di situazioni a regime, cioè dove tutte le grandezze sono costanti e si trovano al loro valore nominale, allora l'induttore si può tranquillamente modellizzare con un cortocircuito. Infatti, osservando qui sotto a sinistra, vediamo che c'è questo circuito con una resistenza e un induttore e qui c'è il generatore di corrente continua, una pila. Poi c'è quest eh, questo interruttore per eh, chiudere o aprire il circuito. In questo caso, per parlare di circuito a regime, questo interruttore si è chiuso ed è passato un determinato lasso di tempo che ha fatto sì che la corrente che scorre in questo circuito sia costante. In questo caso allora l'induttore non si oppone più al passaggio di corrente e quindi ecco che si può modellizzare con questo filo, quindi il cortocircuito e quindi la corrente che scorre in questo circuito non è altro che E diviso R, però questa corrente si ottiene quando Passa un determinato tempo dalla chiusura di questo interruttore, che nelle slide successive andremo proprio a vedere nel dettaglio. Che succede se invece la corrente nel circuito subisce una variazione e in quel ramo dove varia la corrente è presente un induttore? In questo caso. L'induttore dà il suo contributo perché cerca di opporsi a quella variazione di corrente ed ecco che cominciamo a osservare alcuni fenomeni particolari. E in pratica eh, lui si oppone generando una tensione ai suoi capi che è proporzionale alla variazione della corrente nel circuito quindi più grande la variazione più grande sarà questa eh, tensione quando poi la corrente si stabilizza su un determinato valore allora lui torna da capo a comportarsi come un cortocircuito quindi andiamo avanti e vediamo effettivamente questo transitorio cominciamo dal transitorio di magnetizzazione è l'analogo del transitorio di carica del condensatore. Qui parliamo di magnetizzazione perché effettivamente sull'induttore, quando viene percorso da corrente, non fa altro che magnetizzarsi. E qui dobbiamo fare delle assunzioni, altrimenti queste relazioni che vediamo scritte non è detto che siano vere. Perché? Tutto ciò... È valido se intanto l'induttore funziona come componente lineare secondo o è avvolto in aria oppure se ha il nucleo la corrente che scorre al suo interno non riesce a saturarlo quindi lo magnetizza ma lavora nel tratto lineare quindi un tratto molto piccolo della curva di magnetizzazione ora non spaventatevi per questi termini che sto usando quando eh, parleremo nella sezione dedicata dei nuclei si affronterà la curva di magnetizzazione dei materiali e quindi Fatte queste supposizioni, cioè eh, nucleo che non satura oppure induttore avvolto in aria, allora in questo caso, considerando questo circuito, vediamo che con interruttore aperto, giustamente non circola corrente, se andiamo a misurare la tensione sulla resistenza R e sull'induttore L e sono tutte e due nulle, non c'è passaggio di corrente quindi... Uh, su, su r non ci sarà per forza caduta di tensione e quindi uh, tensione nulla circuito aperto ma se noi uh, a partire dall'istante 0 chiudiamo questo interruttore allora le cose cambiano perché comincia a circolare corrente però come già si è detto nel video precedente L'induttore si oppone alle variazioni di corrente. In questo caso la variazione di corrente si ha perché da zero varia bruscamente a un determinato valore. E allora questo induttore cerca di opporsi. Infatti. Si può esprimere la tensione ai capi di questo induttore come VL uguale VL0 che moltiplica E elevato meno t su tau. Cioè, quando all'istante 0 chiudiamo il circuito, in questo caso l'induttore esercita la sua massima opposizione, quindi la tensione ai capi dell'induttore è... La massima possibile, in questo caso la massima tensione eh, possibile è data da E. Perché non c'è altro? Perché all'istante, diciamo 0, più, cioè un, un attimo dopo aver chiuso questo interruttore, ancora sulla resistenza non riesce a passare corrente. Quindi la tensione dei capi dell'induttore non è altro che. Questa tensione è perché questa resistenza non dà nessun contributo. E quindi e abbiamo questa VL0, la tensione di partenza. Poi per E elevato meno T su Tau, questo è un, un esponenziale decrescente. Infatti questa tensione va a decrescere e all'infinito ovviamente sarà 0. Quindi è una tensione che tende a 0. Poi come al solito dopo 5-6 volte tau il transitorio si può considerare estinto. Quindi siamo arrivati al regime e allora ecco che l'induttore lo possiamo considerare come un cortocircuito in quel caso. Per quanto riguarda la corrente invece vediamo che la IL, la corrente che scorre nell'induttore, è uguale a I finale che moltiplica 1 meno e elevato meno t su tau. Se ci facciamo caso questa espressione è analoga alla tensione vista nel transitorio di carica del condensatore e mentre la tensione sull'induttore riguarda la corrente nel transitorio di carica visto per il condensatore. Infatti il comportamento dell'induttore è esattamente duale a quello del condensatore. Per quanto riguarda questo tau è sempre la costante di tempo, ma in questo caso si esprime come il rapporto L diviso R. E mh, vedremo nella slide successiva che l'equazione dimensionale eh, è tale per cui che tau si esprime ancora in secondi, perché essendo una costante di tempo e poi e trovandosi in questo eh, termine qui per forza si deve esprimere in secondi perché il tempo si misura in secondi quindi eh, non, non posso avere qua un numero che non sia a dimensionale c'è cioè una quantità che non sia dimensionale quindi tau si deve esprimere sempre in secondi e allora andiamo avanti e vediamo più nel dettaglio i passaggi che portano alla relazione del eh, transitorio di magnetizzazione. Qui a destra vediamo cosa succede all'istante 0 più e cosa succede all'istante infinito, cioè dopo un eh, quantitativo di tempo molto lungo. Allora appena chiudiamo l'interruttore abbiamo che VL0 è uguale a E perché nel circuito non scorre corrente in quel preciso istante e IL0 è 0. Mentre se noi ci mettiamo all'istante infinito, quindi a transitorio estinto, dopo 5-6 volte tau, beh, io qua ho scritto VL infinito uguale 0, sì, all'infinito VL è nulla, comunque tende a 0 e IL infinito giustamente uguale a e diviso r perché l è diventato un cortocircuito anche qui il dopo 5-6 volte DAU tende al valore e diviso r ma tra questo istante e questo istante c'è tutto il transitorio e allora per sapere come evolve la corrente in questo induttore che comunque è la corrente del circuito allora Dobbiamo fare l'equazione alla maglia. Quindi abbiamo che è uguale R per IL più VDL, R è questa IL, la corrente che scorre nell'induttore, ma è anche la corrente che scorre nel circuito, più VDL la tensione che c'è ai capi di questo induttore. E quindi VDL la possiamo esprimere come l il coefficiente di autoinduzione per la derivata della corrente rispetto al tempo oppure se vogliamo lavorare con grandezze discrete l delta i su delta t e poi ovviamente questo termine lo possiamo anche riarrangiare come è stato fatto in questo passaggio v su, vl diviso l e quindi possiamo a questo punto ricavare idl come e-vl su l qua per 1 su r perché sarebbe diviso r quindi questa è la corrente che scorre nel circuito nel regime transitorio però si può esprimere anche in questa maniera ora da questa relazione a questa relazione ci sono tutti i passaggi relativi alla risoluzione dell'equazione differenziale, che è questa qui, perché anche se qua abbiamo fatto mh, VL su L, lo stesso si tratta di un'equazione differenziale. Però questi passaggi li ho omessi per evitare di allungare ulteriormente il video. Quindi, se doveste essere interessati a questi passaggi nel dettaglio, eh, si può fare anche un video dedicato dove si fa l'analisi passo passo. Comunque risolvendo l'equazione differenziale si arriva a ottenere E diviso R che moltiplica 1 meno E elevato meno T su tau, dove tau è sempre il rapporto L diviso R. Quindi tau si misura in secondi, L si esprime dimensionalmente come volt per secondo diviso ampere, lo dividiamo per la resistenza, la resistenza si misura in Ohm, quindi Volt diviso Ampere. E allora, esplicitando tutte le grandezze, se ci facciamo caso, Volt si semplifica con questo Volt, Ampere si semplifica con questo Ampere e rimane secondi, come è giusto che sia. Poi riguardo questo valore E diviso R... Questo non è altro che questa IL infinito, la I finale della slide precedente, perché questo è il valore al quale tende la corrente che scorre nell'induttore quando il transitorio è estinto. Quindi in questo caso noi abbiamo un andamento esponenziale ma crescente e questo andamento è simile, analogo a quello che succede nel condensatore con la tensione dei suoi capi durante il transitorio di carica. Ora andiamo avanti e vediamo invece il transitorio di smagnetizzazione. Allora in questo caso il circuito cambia leggermente perché questa volta partiamo da una situazione dove l'induttore ha una certa energia e poi ehm, non facciamo altro che con questo tasto T quando lo azioniamo mettiamo in cortocircuito questo generatore E quindi l'energia che ha immagazzinato questo induttore si scarica su questo resistore e quindi ci sarà una circolazione di corrente che però non sarà infinita, ma eh, anche questa dopo un determinato lasso di tempo si estingue e arriverà ad annullarsi perché non c'è eh, più uh, nessun contributo dall'esterno. E allora Qui sulla destra abbiamo le situazioni ai due estremi. Questo, questa è la situazione al cosiddetto istante 0, cioè un attimo dopo che questo tasto si è chiuso e questa è la situazione quando il transitorio si è estinto, quindi all'infinito, nella pratica dopo quelle 5-6 volte tau. Allora, all'istante iniziale... Se noi qua vediamo il circuito, vediamo che VL0 perché sarebbe all'istante 0 è uguale a meno R per IL0. Perché giustamente eh, all'inizio la circolazione di eh, corrente è massima, mentre IL0 è uguale a. E su R, ora qua ho scritto E su R perché eh, in questo caso è l'ultimo valore raggiunto quando questo tasto era aperto. Quindi l'induttore era un cortocircuito in quel momento, e allora la corrente che scorreva è E su R, il valore è quello all'istante 0, più. Poi andiamo invece all'infinito quindi dopo 5-6 volte tau V su L cioè VL è 0 e anche IL è 0 e giustamente non essendoci più il contributo di questo generatore eh, poi una volta che la corrente si è dissipata eh, su questo resistore eh, giustamente eh, tutto eh, tende a 0 si è annullato e allora se noi facciamo l'equazione durante il transitorio, stavolta abbiamo 0 uguale a r per il più vl, quindi vl uguale meno r per il per ovvi motivi. Allora da qua possiamo dire che il uguale il 0 per e elevato meno t su tau. Ovviamente da qua a qua eh, ci sono anche altri passaggi che come al solito per non allungare molto il video, ho messo. Quindi, eh, sempre se doveste essere interessati, si possono anche fare. Per quanto riguarda BL, questa si esprime pure come BL0 per e elevato meno t su tau. Quindi sia la IL che la V con L nella smagnetizzazione hanno lo stesso andamento, però VL0 in questo caso è meno R per IL0, quindi VL all'istante 0 parte da un valore negativo e poi arriva a 0. Invece per quanto riguarda la IL parte dal valore raggiunto, nella condizione di regime quando si è estinto il transitorio di magnetizzazione, cioè questo valore e su r. Eccolo qua, e va a decrescere all'infinito. Questo sarà 0. Quindi questo valore tende a 0. Ovviamente, tutte queste cose che sto dicendo. Nel prossimo video si vedranno in maniera molto più chiara perché vedremo proprio la simulazione del transitorio di magnetizzazione e smagnetizzazione però eh, era doveroso andare a vedere anche la parte teorica proprio per capire da quali relazioni, relazioni matematiche sono governati questi transitori e ora andiamo a vedere come si comporta l'induttore in regime sinusoidale Premetto che questi sono dei cenni perché riguardo il regime sinusoidale si, si devono introdurre anche altri concetti che verranno introdotti nella sezione dedicata, come ho detto prima, degli azionamenti e macchine elettriche. E quindi in regime sinusoidale l'induttore produce un effetto che è analogo a quello della resistenza quando viene alimentata da corrente continua. E però la resistenza che offre questo componente in questo caso si chiama reattanza, perché anche se si misura in ohm, però questa è funzione della frequenza e poi è anche funzione del coefficiente di autoinduzione. E quindi questa reattanza che viene chiamata XL per quanto riguarda l'induttore viene espressa come 2π per F per L. Ora, questo 2π F eh, si chiama anche pulsazione ed L è il coefficiente di autoinduzione. C'è da dire che eh, questo che stiamo vedendo è il modulo dell'induttanza, perché effettivamente qui dovremmo parlare di impedenza, visto che ci troviamo in regime alternato, e l'impedenza è l'analogo della resistenza in continua, perché l'impedenza è data dal rapporto tra la eh, tensione e la corrente. Se vogliamo essere precisi, tra il fasore di tensione e il fasore di corrente, ma comunque questi sono concetti che verranno introdotti video più avanti. Ma riguardo il modulo si esprime, della reattanza si esprime come 2πf per l. f è la frequenza eh, della tensione che abbiamo sul circuito. E come ho detto, l è il coefficiente di autoinduzione. In questo caso però vediamo che la reattanza è proporzionale sia alla frequenza che anche al coefficiente di autoinduzione. Quindi se aumentiamo la frequenza, in questo caso aumenta la reattanza e se aumentiamo pure il coefficiente di autoinduzione aumenta lo stesso la reattanza. Se aumenta la reattanza, la corrente che scorre in quel ramo dove è presente quel determinato induttore va a diminuire e comunque eh, per quanto riguarda l'andamento della reattanza di questo componente al variare della frequenza o anche al variare del coefficiente di induzione è un andamento perfettamente lineare perché qui abbiamo una proporzionalità diretta e eh, per quanto riguarda la reattanza visto che abbiamo a che fare con un induttore parliamo di reattanza induttiva è chiaro che anche il condensatore ha una sua reattanza in quel caso si parlerà di reattanza capacitiva ma tornando eh, su questa reattanza questa reattanza si misura ugualmente in ohm perché eh, al solito se facciamo l'equazione dimensionale, 2 e π sono dei numeri, quindi non danno contributo. La frequenza eh, si misura in hertz, quindi 1 fratto secondi, l'induttanza è espressa in volt per secondo su ampere e quindi eh, l'unità dei secondi si semplifica e resta volt su ampere e, e quindi eh, la reattanza si esprime in... E ovviamente anche multipli e sottomultipli. Anche questo video è arrivato alla conclusione. E se lo avete ritenuto interessante, se vi è stato utile, mettete un like, commentate e condividete. E noi ci rivediamo al prossimo video, sempre ogni domenica alle ore 12. E Ricordo per chi non l'avesse già fatto di iscriversi al canale e attivare la campana delle notifiche, in maniera da non perdersi nessun video che io pubblico.